direttamente sulla spiaggia di San Vincenzo, siamo proprio a picco sul mare, anzi devo dire ristorante il Bucaniere, ruba un po' la spiaggia, non so, ci sono i lettini qui sotto dove siamo noi in questo momento, ci sono i lettini che non posso chiaramente vedere, c'è appunto il terrazzo, la bella vista su questo mar Tirreno. Il Bucaniere è una sorta di palafitta moderna, se posso drammatizzare la cosa. Sente palafitta. Mi piace palafitta così da un po' qua appunto sul mare mosso, che chiaramente insomma l'anno è fatto i 365 giorni, non c'è solo proprio l'estate piena col mare calmo, tutti in spiaggia, ma ci sono anche queste situazioni che permettono anche di andare al ristorante, mi sembra gastronomico, possiamo definire così, no? Visto che lei è Fulvietto di nome, cioè lei è proprio l'anagrafe, esatto. Suo papà l'ha voluto chiamare con la mamma Fulvietto un po' di anni fa, proprio diminutivo di Fulvio. Per motivi legali, perché non si poteva dare lo stesso nome. Perché c'era anche questa intenzione. L'opzione Mignolo. Ho capito. Comunque Fulvietto Pirangelini è da parecchi anni qui, sul ristorante poco distante da quello che era il Gambero Rosso. 300 metri, da quella parte? Ecco, da quella parte appunto c'è il ristorante che poi è stato ribattezzato con un altro nome, perché chiaramente Gambero Rosso parte che insomma è forse il nome più usato nei ristoranti del mondo, a parte essere anche il nome di una guida. Bene. Quindi ecco, ci racconti un po' il Bucaniere. Questo è un ristorante facile, recepibile, rassicurante, che non ambisce a stupire ma ad asserenare e far mangiare più di una volta in settimana tutti quei clienti che vengono e soggiornano qua. Anche perché lì comunque lei gestisce la spiaggia. Abbiamo anche la spiaggia, sì. Che è un class, quindi io lo vedo. Fortuna. Quindi avere anche appunto la spiaggia, la clientela che poi, come dire, può venire anche a mangiare un piatto fugace, no? Ecco, e poi insomma i ristoranti gastronomici sono quelli poi che si vanno a volte nella vita, detto sinceramente, quelli più stellati. Poi andarci tutti i giorni, forse lo stomaco non fa benissimo. E quindi bene, quindi c'è stato un momento in cui il Gambero Rosso comunque era aperto col papà e lei stava in Bucaniere. Siete incrociati. C'è stato un periodo anche quindi questa era l'alternativa. Che è coesistito sia il Bucaniere che il Gambero Rosso, ma non questo, quello prima. Che poi è demolito per costruire questo. Sempre qui? No, era anche quello un pochino più a nord, a sud rispetto a questo. Ah ok, quindi era spostato un po' più là, però sempre più o meno qua è sempre appunto questa alternativa. No, vedo che comunque ci sono le foto del papà, vedo che comunque insomma ancora c'è, quindi mi tocco se dice così. Bene. Quindi ecco, qual è la formula? La formula del Bucaniere. C'è un menù che ho visto che è un menù che non si sfoglia. Con onestà, sincerità e comprare bene il pesce, conoscerlo possibilmente. Intanto il ristorante il pesce. Diciamo, la maggior parte dei piatti sono di pesce, poi ci sono anche delle carni interessanti, specialmente allora in avanti nel periodo autunnale con l'arrivo dei funghi e tutto, si fanno anche dei piatti non direttamente di mare. Anche di terra, e quindi siete aperti tutto l'anno? No, chiudiamo a novembre e riapriamo a marzo. Ah ecco, quindi la Pasqua, novembre, la classica insomma stagione calda, lunga. Stagione lunga. Che permette poi di avere qualche mese insomma di respiro, che secondo me fa bene, quindi anche perché quindi si lavora, no? Molto, anche più, no? del dovuto, chiaramente, giustamente, penso che sia la formula migliore, anche perché poi altrimenti rimani, no? Non puoi rinnovarti. Quindi da quanto tempo esiste il Bucaniere? Cioè si chiamava Bucaniere anche prima? Sì, il nome non si cambia, che porta male, quindi il nome rimarrà sempre quello. E dal 2011 questa nuova struttura che mi ha disegnato Fuxas. Mentre la prima concessione di questo bagno
parte dal 49. Poi è stato acquistato dalla mia famiglia nell'87 e fino al 2005 è esistito il vero bucaniere. Dopodiché quell'ampliamento del porto è stato demolito, dopo 5 anni ce l'ho fatta a ricostruirlo qui dove siamo adesso. È nato con lei o già c'era in famiglia questo progetto? È nato come diversivo al Gambero Rosso, con lei. Uno stabilito, ma io ero piccolo. Quindi già Fulvio aveva comprato, però poi non ce la faceva a seguire tutto, era lasciato in gestione. Io quando ho finito il periodo del militare ho iniziato io giovanissimo a gestirlo. Ho imparato da solo nella mia struttura, insomma, anche facendo tutti gli errori. Anche perché il papà in realtà, sì, appunto noi adesso diciamo chef, cioè capo di una brigata, in realtà era questo cuoco che stava al ristorante, se non ricordo male, cioè come c'era lui e effettivamente con Piero Angelini doveva esserci lui, quindi il ristorante in un periodo che ha fatto comunque lo vedeva sempre partecipe, è chiaro che non poteva gestire contemporaneamente come fanno magari altri locali, se non sbaglio. No, non è facile, ecco. Se ogni piatto deve uscire dalle tue mani. Questa è una cosa che gratifica molto Fulvio Colangelini, che ricordiamo poi a un certo punto la sua carriera ha deciso di darsi alle consulenze, evidentemente insomma era una di quelle proposte indecenti che si accettano molto volentieri e sta attualmente tra l'altro lavorando con la Roccoforte in parecchi ristoranti, devo dire si sta distinguendo molto bene, effettivamente possiamo dire che rimane sempre insomma lo chef diciamo italiano che comunque il mondo, no? Il mondo appunto, apprezzato ai 50 come tutte le persone, chiaramente ogni cosa chiaramente discutibile, quindi insomma complimenti. C'è qualche piatto a parte quelli chiaramente di Fulvietto, perché lei non è lo chef, lei cucina quindi, poi lei quando fa il giro dei tavoli, rilascia l'intervista, cucina gli stessi comunque di quando c'è lei in cucina, diceva Bocuse. Quindi ecco perché chiaramente la cucina è fatta di persone che danno una mano chiaramente per la realizzazione dei piatti, anche Fulvio chiaramente aveva una sua brigata, quindi era presente come dovrebbe, no? E quindi fra i piatti, ecco, cos'è rimasto di questa epopea, chiamiamola Pirangelina? Giustamente porta avanti la passatina per rispetto, essendo il piatto più copiato al mondo, voglio continuare a dare la possibilità a chi viene qui di mangiarla, almeno non contraffatta. E quale sarebbe il segreto? Il segreto non lo so, non l'ho ancora insegnato. Ah, quindi lei cerca insomma di... Quindi per dare delle indicazioni, dov'è che sbagliano di più quando la copia? Quindi viene così. Quindi un piatto che se non ricordo male è nato così anche per caso. Sì, è nato per caso, non mi ricordo la storia. In funzione era praticamente l'incontro di Antinori col cugino e si spartivano praticamente a casa loro praticamente le sorti del Sassicaia e quindi Ciso della Rocchetta praticamente è diventato il produttore appunto del Sassicaia e prima era comunque dell'intera famiglia Antinori, c'era uno chef di nome Fulvio, di cognome Pirangelini che ha trovato il frigorifero praticamente ceci evidentemente e dei gamberi di buona qualità e sarebbe nato questo piatto. Io voglio credere a questa leggenda che il papà ha raccontato San Patrignano, mi piace e quindi amolo raccontare come tante leggende, poi magari se sia vero o no, non so. Ce l'ha detto lui. Non ci guadagnerebbe niente. Ecco, quindi se lui l'ha voluta raccontare così, effettivamente insomma un piatto che merita chiaramente questa lunga vita. Poi invece cos'è nato? Cosa possiamo dire che è nato comunque nella sua esperienza? Di quanti anni come bucaniere con lei? Questa è l'ottava estate di questa nuova struttura. E prima ho mangiato tanto bene. Ah, ecco, quindi era coltivato il gusto, ecco, aiutando mio padre. Perché chiaramente essendo giovane, no,
dava una mano, però non ho mai seguito un lavoro costante che mi ha insegnato, mangiando bene, ad affinare il gusto, che è una cosa importante. Quello che io volevo capire, Fulvio Pirangelini, che mi sembra fosse un insegnante di vela, non so come si può usare. Ho fatto anche Bagnino, istruttore di vela. Adesso Bagnino non lo sapevo, però lo possiamo, effettivamente ci sta, e quindi sicuramente era uno che, come dire, amava andare nei ristoranti, e quindi una buona forchetta, non tanto nella quantità ma nella qualità, questo mi sembra di capire gli ha permesso poi diventare questo chef, non è così? No. Mio padre odia il 90% del cibo che cucina, non gli piace quasi niente. Quindi questo lui mangia la pizza, la mozzarella, il pollo, il formaggio. Non toglie, anzi devo dire che in questi ristoranti che sta gestendo, questi famosi alberghi della Roccaforte in Puglia in modo particolare, si può mangiare la pizza, si possono mangiare le bruschette, quindi tutto di grande qualità, secondo me questo lo eleva, perché poi lei che è anche chef, la cosa difficile è riuscire a fare magari uno spaghetto aglio olio per peperoncino e farlo meglio della massaia che viene a pranzo o cena. Penso che sia questo, no? E penso che suo padre